Allora iniziamo, io introduco brevemente, poi lascio la parola a loro che diranno cose molto interessanti. Ma innanzitutto ringrazio che siete venuti e siete tanti, sinceramente non ci aspettavamo una risposta così forte. Evidentemente tante persone sono interessate a approfondire questo tema, che comunque è molto importante ed è molto sentito. Allora, la conferenza ha tre scopi principalmente: uno informativo, cioè vuole dare dei fatti e dei dati tecnici. Abbiamo appunto un avvocato, una dottoressa, perché di fatto i fatti e quello che è reale è la base di una qualsiasi analisi seria e su qualsiasi tematica. L'altro scopo è formativo, cioè si vogliono proporre dei punti di riflessione in modo da dare insomma degli strumenti perché ciascuno possa formulare un proprio pensiero. Il terzo scopo è operativo, cioè vogliamo anche farvi sapere che ci sono realtà, cioè oltre queste conferenze poi c'è una realtà che opera nel quotidiano a livello locale e nazionale. Più realtà, tra queste c'è l'Associazione Popolo della Famiglia, che ha caldamente sostenuto questa iniziativa, l'ha promossa, l'ha appunto pubblicizzata in tutta la città proprio per farla conoscere, perché condividiamo in pieno i temi. Chi è interessato poi all'associazione ad approfondire, in fondo al salone alla fine ci sarà Roberto che dà tutte le indicazioni, oppure lasciate i dati per essere contattati. Allora, stasera parlerà l'avvocato Gianfranco Amato, che tanti già conoscono, gira l'Italia ormai da anni, è stato qua a Varese più volte ed è presidente dell'Associazione Giuristi per la Vita, che a livello nazionale promuove e difende e tutela il diritto alla vita della famiglia naturale e della libertà di educazione. È anche cofondatore insieme a Mario Adinolfi del movimento politico Popolo della Famiglia, che rielabora e ripropone in chiave sociale e politica queste tematiche. Interverrà anche la dottoressa Silvana De Mari, scrittrice e medico specializzato in chirurgia generale, in endoscopia dell'apparato digerente e in psicologia cognitiva. Ha esercitato come chirurgo presso due ospedali piemontesi e presso un ospedale in Etiopia a Bushulu. La dottoressa è venuta direttamente a contatto con le tematiche della sessualità proprio attraverso la sua professione. Come scrittrice ha pubblicato numerosi libri e saggi per ragazzi, tra cui l'ultimo Elfo nel 2004, che ha vinto diversi premi in Italia, in Francia, negli Stati Uniti, ed è stato tradotto in 21 lingue. Scusate, colgo l'occasione brevemente anche per esprimere un certo rammarico per il mancato patrocinio da parte del Comune. Tenete conto che una conferenza analoga è stata svolta il 15 febbraio dell'anno scorso presso il Salone Estense con il patrocinio del Comune e alla presenza di una rappresentanza politica locale e anche regionale. Questa conferenza si è svolta con toni assolutamente pacati, in serenità, per cui ci dispiace il giudizio che è stato espresso dall'amministrazione comunale, che cito in parte, diciamo a supporto del fatto che il patrocinio non è stato dato. La nostra amministrazione da tempo è impegnata a promuovere politiche di tolleranza e di rispetto verso ogni persona, eccetera, sviluppa questo pensiero, poi dice: per queste ragioni riteniamo di non poter dare seguito alla vostra richiesta di patrocinio, in quanto distante dalle scelte da noi compiute, divisiva rispetto alla necessità di favorire un dibattito pacato, sereno e improntato alla tolleranza. Ecco, questo ci dispiace perché insomma è un giudizio, è un po' forte e evoca un po' un processo alle intenzioni o anche un processo alla caratterialità delle persone, che non va confuso diciamo con i contenuti. Ecco, semplicemente questo, per cui ci dispiace veramente. Da ultimo ringrazio anche la presenza di una rappresentanza della politica comunale, il presidente del consiglio comunale, il dottor Stefano Malerba, e il consigliere comunale capogruppo di Forza Italia Simone Longhini. Lascio spazio a loro. Scusate, il consigliere comunale regionale, scusate, Emanuele Monti. Grazie a tutti, buona serata.
Cos'è questa cosa? Sei sicuro? Il grande San Tommaso d'Aquino, quando insegnava a Parigi alla Sorbona, e aveva 27 anni, a 27 anni perché grazie a una deroga del cardinale Ugo de Saint-Clair riuscì a insegnare. L'età minima era 29 anni, ma lui era Tommaso. Prima di iniziare la lezione con i suoi studenti, era solito prendere una mela e metterla sul tavolo e dire hoc est malum, questa è una mela, chi non è d'accordo può anche uscire. E perché faceva questa premessa singolare, il dottor Angelicus? Perché lì subito sgombrare ogni dubbio con i suoi studenti circa il fatto che non è il pensiero che determina l'essere, ma l'essere che determina il pensiero. Che tradotto significa, non è che sono i nostri desideri che creano la realtà. La realtà si impone come un'evidenza oggettiva e condiziona i nostri desideri. Parafrasando San Tommaso, stasera quindi potremmo riproporre questa premessa. L'uomo è un uomo perché ha un pene, la donna è una donna perché ha una vagina. C'è qualcuno in questa sala che non è d'accordo con questo fatto oggettivo? Alzi la mano per piacere. Nessuno? Uno. Non è tentato come San Tommaso di dire, beh, allora può anche andare, ma cercherò con i miei limiti di convincerti che è così. Perché vedete, qui sta il punto cruciale della cosiddetta teoria o ideologia gender. In realtà io sono ormai 4 anni che giro in Italia, la cosa più incredibile è che c'è ancora gente che non sa che cos'è questa teoria. Anzi, ad essere precisi, c'è molta confusione riguardo. Qualcuno la confonde con l'educazione sessuale. Qualcuno la confonde con la parità di genere tra uomo e donna, qualcuno la confonde con l'omosessualità. Peccato che la teoria gender non è nessuna di queste tre cose. E sapete qual è il dato ancora più singolare? Che questa confusione regna sovrana soprattutto nel cosiddetto mondo cattolico. Anzi, mi dicono che ci sono addirittura dei sacerdoti, dei preti, che girano spiegando che non esiste nessuna teoria gender. Chi denuncia l'allarme è un seminatore di terrorismo psicologico, agitatore di fantasmi, eccetera. E perché dico che è singolare questa cosa? Perché Papa Francesco è intervenuto decine e decine di volte su questo punto. Anzi, sapete, però nessuno sa nulla. Facciamo un esperimento. Alzi la mano chi di voi ha letto il libro Questa economia uccide di Papa Francesco, per esempio. Uno, la mia sorella non vale. In questo libro il Papa definisce la teoria gender una bomba atomica. Per questo giudizio così duro, sconosciuto ai fedeli, ma conosciuto agli avversari, il Papa si è attirato tutte le ire di strade dei vari siti omosessualisti come Gregor. Per Papa Bergoglio l'ideologia gender è come una bomba atomica. Prepariamoci a una nuova crociata ideologica condotta dalla Chiesa. E in Giorgio addirittura ha detto questo. Quirina ha sperato grazie ai miei sforzi del matrimonio, la teoria del genere. Oggi c'è una guerra mondiale per distruggere il matrimonio. Il genere è una guerra mondiale, ovviamente anche qui le ire. Il Papa deliria. Il genere è una guerra mondiale contro il matrimonio. Quando è tornato del viaggio di ritorno, appunto, i giornalisti l'hanno intervistato, ma senti dai, cosa intende con questa roba della teoria gender, addirittura la paragonata a una guerra? Guarda cosa ha risposto. Le domandò a un ragazzo di 10 anni, e tu cosa vuoi fare quando diventi grande? Ragazza! Il papà se ne è accorto che nei libri
sette collegi si insegnava la teoria del genere. E questo è contro le cose naturali. E detto, lei parla addirittura di colonizzazione ideologica, ma quindi fare l'insegnamento nelle scuole su questa linea per cambiare la mentalità, a questo io chiamo colonizzazione ideologica. E poi gli ho detto, ma lei parla di indottrinamento nelle scuole, guardi che grave. Quello che io ho detto è quella cattiveria che oggi si fa nel indottrinamento della teoria del genere. Ma si capisce cosa dice? No, è chiaro, è abbastanza chiaro? Poi ti dicono, vabbè, ma queste sono posizioni personali del Papa, parla come dottore privato, non impegnano la Chiesa. Beh, non è più così, sapete. Oggi la teoria gender, la condanna della teoria gender senza appello è inserita in un atto di magistero della Chiesa Cattolica. Eh sì, è il punto 56 dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia. Un'altra sfida emerge da varie forme di un'ideologia genericamente chiamata gender che nega la differenza e la reciprocità naturale di uomo e donna. Essa prospetta una società senza differenze di sesso e svuota la base antropologica della famiglia. Attenti, questa ideologia induce progetti educativi nelle scuole e orientamenti legislativi in Parlamento che promuovono un'identità personale, un'intimità affettiva radicalmente svincolata dall'università biologica per i nostri figli. L'identità umana viene consegnata ad un'opzione individualistica anche mutevole nel tempo. È inquietante che alcune ideologie di questo tipo, che pretendono di rispondere a certe aspirazioni, cerchino di imporsi come un pensiero unico che determini anche l'educazione di. Avete capito cos'è? Cioè la teoria gender è quel concetto molto semplice, ma devastante, per cui uno non è maschio, femmina, uomo o donna, in base a come è strutturato anatomicamente, biologicamente, ma in base a quello che sente di essere al momento, perché è una condizione che può cambiare nel tempo. Anche qui ovviamente strani da parte di Gaming e compagnia, qui addirittura hanno detto che è preoccupante come il pontefice in esortazione se ne sia uscito con il sostenere l'esistenza di quella fantomatica ideologia gender che esiste solo nelle menti degli omofobi. Anzi, per spiegarla pare abbia scelto proprio le testuali parole della propaganda di Gianfranco Macchi, sarei il costraito del Papa, ma non è così, posso assicurarvi. Oh, ma voi non troverete mai la parola gender in nessun documento pubblico né tantomeno in una legge. Per un motivo molto semplice, sapete. Gender è una parola inglese. E in Italia i documenti pubblici, ma soprattutto le leggi, si scrivono in lingua italiana. E qual è la traduzione di questo concetto in italiano? La gender è identità di genere. Ogni volta che voi ascoltate o leggete questa espressione, fate il segno della croce. Guardate come lo definisce questo documento del governo, anzi in realtà è un documento dell'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, è un ente presso il Dipartimento delle Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ne avete sentito parlare perché recentemente il suo direttore si è dimesso, Francesco Spano, un piccolo incidente, lo sapete, no? Beh, guardate questo documento del governo come definisce il concetto di identità di genere. L'identità di genere è il senso intimo, profondo e soggettivo di appartenenza alle categorie sociali e culturali di uomo e donna, ovvero ciò che permette all'individuo di dire io sono un uomo, io sono una donna, indipendentemente dal sesso naturale. Chiaro concetto? Questo documento poi contiene un glossario in cui sintetizza i concetti. Mentre il sesso lo definisce caratteristiche biologiche e anatomiche del maschio e della femmina determinate dal cromosoma sessuale, che sono solo due, sapete, XX e XY, non ci sono altri. L'identità di genere la sintetizza così: è la percezione di sé come maschio o come femmina o in una condizione non definita.
E questo concetto si sta espandendo in tutto il mondo. Io sono stato chiamato qualche tempo fa in Messico a fare una conferenza perché anche lì si sta indagando questa cosa. Guardate, questo è il sito del governo messicano e si pone la domanda: ma che cos'è l'identità di genere? L'identità di genere di una persona può essere indipendente dal sesso con il quale è nato o dal suo orientamento sessuale. Maschio, femmina o in una condizione non definita? Ma quanti sono? Chi sono i non definiti? Nel 2014 Facebook Diversity si è vantato con un comunicato stampa di poter offrire ai propri utenti ben 51 diversi generi. Voi aprivate la tendina, si andava da gender to spirit, non chiedetemi di definire perché è complicatissimo, per ogni genere c'era addirittura un simbolo. 51 siamo tanti? Sono tanti? Beh, sono tanti. No, qualcuno si è lamentato perché non si è visto ricompreso in nessuno di questi 51. No, per l'esattezza sono stati una ventina i generi che si sono lamentati. In Gran Bretagna hanno protestato e Facebook è stato costretto a fare questo. E arrivare a 71 generi, aggiunto questi 20. E guardate, non è una goliardata di Facebook, sapete? Io nel 2011 avevo già denunciato, con un mio articolo pubblicato su Avvenire, che la Commissione per i diritti umani dell'Australia aveva riconosciuto ben 23 generi. I negazionisti hanno detto che era una bufala giornalistica, ma purtroppo per loro questo è il documento. Il documento dell'Australian Human Rights Commission, è dal punto 2.2, è il discussion paper dell'ottobre 2010, ci sono i 23 generi. Nel 2015, la RAI ha dato una notizia, questa qui, gender, la terza categoria sessuale è in realtà in Nuova Zelanda, il primo paese al mondo ad adottarla. I neozelandesi non si sentono né maschi né femmine, possono semplicemente registrarsi come gender. 20 luglio 2015, forse eravate al mare, vi è sfuggita la notizia, ma è così. In Gran Bretagna dal 2004 c'è una legge, Gender Recognition Act, è una legge che dice che una persona adulta di entrambi i sessi può recarsi all'ufficio competente e chiedere un certificato che faccia la ricognizione del genere cui si sente di appartenere in quel momento, sulla base di un'autocertificazione. Voi andate all'ufficio competente e ottenete, vedete, un certificato come questo, Gender Recognition Certificate. Quest'uomo è diventato donna il 13 marzo 2012 sulla base di un'autodichiarazione. E in Inghilterra, molto più avanti di noi da questo punto di vista, l'Oxford English Dictionary, che è il dizionario inglese, ha introdotto un nuovo titolo come neologismo, NX. E cos'è? Viene definito così dal dizionario. È un titolo usato prima del nome e del cognome di una persona da coloro che desiderano evitare di specificare il loro genere o da coloro che preferiscono non identificarsi né come maschio né come femmina. E questa cosa sta prendendo piede. La Hong Kong e Shanghai Bank Center, che è uno dei gruppi più importanti, è arrivata addirittura a 10 possibilità. Mi hanno mandato dall'Inghilterra recentemente un formulario che il governo ha mandato ai bambini della scuola di Brighton da 8 a 13 anni e fra le varie domande che questi bambini hanno dovuto compilare, guardate, c'era anche questa, la domanda numero 13. Come definisci il tuo genere? E c'erano 23 possibilità per i bambini. Lo spiega bene che cos'è questa roba. Anna Momigliano, della rivista Studio, Attualità e Cultura, dice: non si tratta di essere uomo, donna, gay, etero, bisessuale, no, si tratta di sentirsi a volte un ragazzo, a volte una ragazza, a seconda dei momenti. Ora, dicono che la teoria gender, ma a Roma, a Pisa, sono riusciti addirittura a farci una bella mostra. Eccolo qua, Identità Fluide, al Centro di Arte Moderna, e Pisa Informa spiega che si tratta attualmente di essere gender fluid, significa identificarsi né come maschio né come femmina, oppure in entrambi i sessi, e rifiutare il concetto che esistono due generi. La teoria gender non esiste, ma a Bari hanno svolto il Bari International Gender Film Festival dal 13 al 15 novembre, in cui sono stati proiettati dei film che spiegano che siamo tutti così, in base a quello che scegliamo di essere di giorno in giorno,
cioè re e regina della stessa carta, e guardate come è stata illustrata questa premessa. Siamo tutti, l'identità di genere è una materia liquida e fluida, non definibile all'interno di una gabbia di due, così. E ovviamente dal 3 all'11 novembre per tutta Bari hanno fatto degli incontri in questa kermesse intitolata Dialoghi, in cui si spiegava appunto che siamo tutti ermafroditi originali. La teoria gender non esiste. Ma sapete qual è? Lo spettacolo teatrale per bambini che ha vinto il premio Scenario Infanzia 2012. L'opera di Giuliano Scarpinato, sentitela, mi chiamo Alex e sono un dinosauro, proiettata, la prima andata in scena il 15 maggio al Nuovo Teatro Abeliano, debutto nazionale. E di cosa parla questo spettacolo teatrale che vince il primo Scenario Infanzia 2015? Indovinate un po'? Alex è un bambino come gli altri, che ha una grande particolarità. Non ha ancora deciso se essere un maschio o una femmina, o meglio, forse le sue intenzioni vorrebbe essere tutte e due. La teoria gender non esiste, ma lo spettacolo teatrale per bambini che vince il premio Scenario Infanzia 2015 parla di un bambino non omosessuale, ma frutto, né maschio né femmina, tutte e due, nessuno di loro. San Francisco Magazine ha recentemente pubblicato le foto del fotografo di Los Angeles, Chloe Asper, nel tentativo di fare chiarezza sul problema dell'identità di genere e di far luce. Già in America si parla di gender fluid, generazione gender fluid. Maika, che è questo ragazzo, ha dichiarato, che si definisce come neutro, ha dichiarato: non sono un maschio effeminato, né una ragazza maschiaccio. Sono troppo maschiaccio per essere femmina e troppo femmina per essere maschiaccio. Ma non sono di entrambi i generi o solo di uno, non sono di nessuno dei due. Ma non è una mancanza del genere e non è un non preoccuparsi di quale sia il mio genere, al contrario mi interessa molto, ho un genere ed è un genere neutro. Confusione? Forse più che generation bisogna parlare di confused generation. Attenti ai neutri, perché i neutri stanno anche intaccando il proprio corpo. La moda era lanciata Lara Graham, questa giovane scrittrice di Boston, che ha fatto questo. Non si sente né maschio né femmina, rimuove il segno utile per essere una persona neutra. La stessa cosa ha fatto la sua compagna e questa cosa sta dilagando come moda anche grazie all'interesse compiaciuto delle cliniche che fanno queste cose qua. Vabbè, si può senza offendere nessuno dire che questa cosa qui è un po' fuori di testa? Papa Francesco, parlando ai giovani, ha definito la teoria gender uno sbaglio della mente umana che crea tanta confusione, una roba che crea confusione. Sapete come hanno risposto i ragazzi della Gender Free Generation? Così. Confuso sul mio genere? Fatti aiutare. Io sono maschio e femmina, quindi chiamami ragazza o ragazzo, ma non chiamami confuso. Io sono gender fluid. You are confused. Tu sei confuso, caro papà. Ora possiamo dire che tutto questo, vabbè, fa parte di quella fase adolescenziale dove è una stupidaggine da adolescenti, no? Voi avete sentito parlare di Judith Butler. Judith Butler è la più intelligente e quindi la più pericolosa esponente della teoria gender. È una filosofa post-culturalista americana, insegna all'Università di Berkeley, dove vive con la sua compagna, e si oppone all'innatismo di genere e argomenta in favore della performatività di genere. Tra l'altro, se voi andate su YouTube, potete ascoltare un video della professoressa in cui, intitolato Il tuo comportamento crea il tuo genere, in cui in tre minuti, vi spiega perfettamente che cos'è la teoria genere. Ma quando io citavo la Butler, mi dicevo, vabbè, ma lei sta parlando di posizioni estremiste, minoritarie, americane, noi siamo in Italia. Sì. Ma la Butler in Italia è già arrivata, e come sapete? Intanto col suo libro, questo qua. Fare e disfare il genere, che è la Bibbia degli esponenti della teoria genere. Guardate come viene recensito. L'approccio di Judith Butler, ispirato in parte da Michel Foucault, è sostanzialmente quello di destrutturare i legami presunti tra sesso e genere, in modo tale che il genere e il desiderio siano flessibili, performanti, sempre in movimento e non regolati da fattori stabili.
Judith Butler, attraverso la teoria della performatività del genere, critica la concezione del genere come elemento profondamente radicato nel pensiero soggetto, Freud. E questa roba qui è arrivata anche nelle istituzioni, sapete. La regione toscana ha dato alla luce una pubblicazione che si intitola Verso una cittadinanza di genere interculturale, vedete la regione, e fa proprio le teorie della Butler, dove appunto cita a fare disfare il genere, in cui si invita a disfare il genere, a mettere in discussione la rigidità delle categorie di genere e il loro effetto normalizzatore. Il genere, pertanto, ha iniziato ad essere concepito non più come una categoria definitoria dell'identità individuale, ma come un processo non concluso, il prodotto di un'insieme di azioni che implicano un fare e un disfare. E per dire quanto è lontana la Butler, no, giusto così, a Milano, al Centro Milanese di Terapia della Famiglia, hanno fatto un seminario su Judith Butler. E nelle nostre università fioccano come la neve una volta a Natale le tesi di laurea dei nostri ragazzi, il genere possibile di Judith Butler, a Ferrara, l'Università di Studi Federico II. Mia figlia, che si è laureata e frequentava l'università statale a Milano, un giorno mi ha telefonato, mi ha detto, mi ha mandato una fotografia, dice, papà, guarda che corso stanno pubblicizzando, guardate cos'è. Ecco qua. Partiamo da Judith Butler, fare e disfare. Questa è l'università di mia figlia, a Milano. È molto più vicino, tra l'altro ho saputo che a Milano, per la Bicocca, hanno introdotto il nuovo libretto gender. Perché per evitare il caso di un circoliere tipico dello studente con la barba che si presenta all'esame con una lice sul libretto, il professore lo manda via dicendo dica sua sorella di venire a fare l'esame. Ma questa roba passa a livello culturale, guardate qua, non solo né uomo né donna, svolta in TV della serie Billions. Quest'altro, oltre i confini di maschio e femmina, gli usi e religioni sono fluidi. Potremmo andare avanti tutta la sera, però vi cito soltanto la provincia di Varese di oggi. No gender, addio sfilate, uno dice, vabbè, ma questo è l'unisex. No, la provincia ti spiega, no gender non va confuso con l'unisex, è qualcosa di molto più profondo. E infatti dice, gender free, sono tre pagine dedicate al gender. Questa la conoscete tutti, ha vinto per... attenzione, perché non è stata una pagliacciata. Subito dopo è partita un'operazione per grandi e piccini. Per i grandi ci ha pensato l'Unicredit, con questa carta di credito, che nasce tutti sono costretti a vedere con la faccia. Per i piccolini ci ha pensato Concita Barbie, la nuova edizione del Vangolo, che le bambine cominciano a familiarizzare fin da piccole con queste cose. E qui entriamo nella fase di indottrinamento. C'è un documento che è molto pericoloso, anche perché è autorevole chi l'ha redatto, che è questo. Standard per l'educazione sessuale in Europa, un documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo documento divide i bambini e i giovani in fasce di età, da 0 a 4 anni, 4 a 6, 6 a 9, 9 a 12, 12 a 15. E nella fascia da 0 a 4 anni, questo documento prevede, tra le tante cose, nella sezione sessualità, a parte gioia e piacere di toccare il proprio corpo, masturbazione infantile precoce, ma la cosa più pericolosa è questa. Mettere i bambini in grado di acquisire consapevolezza sull'identità di genere. Avete presente 0-4 anni? A che età si trovano i pallolini? Ecco, come? Dovete scegliere se sei maschio o femminile, cioè questa è l'identità di genere. Da 4 a 6 anni, anche qui, che sono un po' più grandicelli, hanno tolto i pallolini, bisogna mettere i bambini in grado di consolidare il concetto di identità. E come avviene questa roba nelle scuole? Attraverso varie sperimentazioni. La cronaca ce ne offre purtroppo tutti i giorni una come questa. Non siamo uomini o donne, siamo come ci sentiamo di essere in questo momento. Questo è il messaggio delle favole gender che hanno raccontato mia figlia, creando tanta confusione. Parla la mamma. Siamo una famiglia cattolica. Insegniamo ai nostri figli a rispettare tutti, a voler bene, ad aiutare i più deboli, ad essere buoni e misericordiosi. Crediamo nella parità dei diritti, ma non nella parità dei sessi. Uomo e donna sono diversi perché così vuole la natura. A scuola, luogo dove i nostri figli dovrebbero stare al sicuro, stanno invece insegnando la confusione di sé. Turco il bambino a femmina e resto il bambino. Questa lì è tornato il bambino turcato,
rossetto. A Trieste, voi sapete, c'è stato il caso del gioco del rispetto, un caso che è finito anche sulla cronaca nazionale, fu via dei giochi gender, bimbi travestiti da bimbe, è finito persino il Parlamento. Ma è interessante, nelle istruzioni per gli insegnanti, cosa dice questo documento? Perché iniziare dalla scuola dell'infanzia? Le e gli insegnanti della scuola dell'infanzia hanno la possibilità di lavorare con i bambini e le bambine che vivono una fase evolutiva in cui la personalità e l'identità di genere si stanno strutturando. Cioè da 0 a 6 anni li plasmi come il pongo. E girano questi libretti. L'ultimo mi è stato consegnato dalle Marche, a Sassolino Marche, da una mamma, e ho venuto, guarda, nella scuola di mia figlia, Moro d'Alba, hanno introdotto questo libro, si intitola Io sono troppo. È la storia di un cammello che si sente cavallo e tutti devono rispettarlo, riconoscerlo come cavallo. E nel retro della copertina c'è la morale per i bambini. Dice, un cammello decide di diventare un cavallo, una bella signora lo fa cavallo, un semaforo diventa blu e tutte le regole cambiano. Ognuno può essere diventare quello che vuole perché solo così si può essere felice. È pedagogico insegnare ai bambini che il semaforo non è che col rosso ti fermi, col verde, no, può essere blu, fucsia, marrone. Ed è pedagogico insegnare che ognuno può essere diventare quello che vuole perché solo così può essere felice. Sapete cosa si insegna fin dall'infanzia così? Che i desideri diventano diritti. O meno, a chi capisce. E se tu da grande vuoi avere un figlio e non puoi farlo, hai diritto a parlartelo. E non hai sfruttare una donna per farlo fare. Poi c'è quest'altro libretto, che è un capolavoro, Le panni di Zara. Tra l'altro non so se vi ricordate, ma quando fu introdotto a Venezia l'assessore all'epoca competente, poi cambiata l'amministrazione, Brugnaro, il sindaco Brugnaro, decise di eliminare tutti questi libretti. E quando ciò accadde, Repubblica titolò così: nei libri all'indice per il genere, anche i capolavori dell'infanzia. Questo è indicato come un capolavoro dell'infanzia. Sta circolando in tutte le reti bibliotecarie delle scuole. Ma attenzione, non è che io leggo una scuola e basta, eh? No, ci fanno dei lavoretti, degli spettacoli. Pensate che a Torino, nella kermesse d'estate al cinema, il 30 luglio hanno proiettato un film e la proiezione è stata preceduta da Nei panni di Zaf, un lavoro realizzato dalla scuola primaria Plesso Rodari, classi prima E, prima G e prima H. E questo lavoro della scuola Rodari ha vinto addirittura la 12ª edizione del concorso Scuola Video Multimedia Italia. Allora, vediamolo, questo capolavoro dell'infanzia che vince pure premi. Una tipetta bionda con gonna balza e corona in testa, Anzo decise piuttosto arrabbiata. E tu chi sei? Sono la principessa sul pisello, mi avete proprio seccata, non ce la faccio più, gridò isterica. Sono 200 anni che faccio la principessa e sinceramente sono stufa marcia. Voglio fare il portiere della squadra di calcio. Ma i portieri non hanno la gonna, non è un problema, ormai ho deciso. E detto questo, si sfilò prontamente il vestito di berretti e fili d'oro e lo consegnò a Zaff. Zaff, sarai la principessa col pisello e che nessuno fiati. Zaff indossò il vestito da principessa e la principessa si mise le scarpe coi tacchetti da calciatore. E tutti dicevano, ma Zaff, tu sei maschio. Zaff si era proprio scocciato. E va bene, ho il pisello, ma che fastidio vi dà? Lo nasconderò ben bene sotto la gonna, i pizzi e i fiocchi. E scoprirono il segreto di vivere per sempre felici e contenti, essere ciò che sentivano di essere senza vergognarsi mai. Puoi fare un'intervista a Zaff? Dico, Zaff, ma tu pensi che farai la principessa per molto tempo? Non lo so, sicuramente finché ne avrò voglia. Un giorno potrei decidere di diventare un astronauta, un direttore d'orchestra o un avvocato, e allora smettere di fare la principessa. Sii quello che senti di essere al momento, principessa, avvocato, e poi cambia quando è vita. Questa è la mia agenda. Tra l'altro, quando io ho comprato questo libro, sono andato a prenderlo alla libreria del corso, che c'era il corso Matteo, e guarda, io pensavo, ero convinto di andare a ordinarlo, no? Invece, come insomma sorpresa, arrivo alla libreria e tutta la vetrina era piena di questi libretti. Guardate, guarda qua.
e c'era un cartello nella libreria, diceva: la libreria del corso si dissocia dalle decisioni e dalle dichiarazioni del sindaco di Venezia Luigi Grugnaro, che ha imposto il ritiro dai nidi delle scuole materne di 40 anni di gente. E questo è nepalizzato e comprato io. Perché qui allora bisogna dire, cioè, hanno ragione le librerie a invocare il diritto di mantenere le scuole di Bridgender, o il ministro dell'istruzione che dice che di Bridgender le scuole non esistono, chi lo sostiene è un truffatore che verrà denunciato penalmente, che ha ragione. Poi c'è, mi pare, un certo professor Pellaio che molto simpaticamente dice che la Bridgender non esiste perché lui semplicemente non l'ha mai incontrata per strada. E io invece purtroppo l'ho incontrata per strada, in Messico. Dopo aver visitato la cattedrale di Città del Messico, di fronte alla cattedrale vedo un edificio con la bandiera spagnola, eccolo qua. Mi incuriosisco, chiedo informazioni, mi dicono che questo edificio appartiene all'ambasciata spagnola, la chiamano la Casa della Cultura, e io vengo incuriosito da una scritta rossa su queste finestre. La scritta dice: per me il genere non è qualcosa di fisico in senso assoluto, è inconsistente, è l'anima, a volte il talento, il sapore, il contesto, è la forma in cui uno si sente, è la penombra, è la musica interiore, è uno scambio di sguardi, è molto più legato alla vita e all'amore di qualunque combinazione di genitali o varie ormoni. E in Spagna, infatti, il paese è letteralmente tappezzato da manifesti di questo tipo. Ci sono bambine con il pene e bambini con la vagina. Qui, 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 dappertutto. Ci sono bambine con il pene e bambini con la vagina. Un'associazione ha deciso di reagire a questo bombardamento e sapete cosa hanno fatto? Hanno organizzato un pullman. Un pullman con questa scritta. E no, i bambini hanno il pene, le bambine hanno la vagina, non fatti ingannare. Se nasci uomo sei uomo, se nasci donna continui a essere donna. Sapete cosa è successo? Prima è stato preso a sassate, perché istigava la violenza, poi il sindaco di Madrid, Manuela Carmena, ha chiesto alla polizia municipale di bloccare il pullman e il procuratore della comunità di Madrid, Jesús Caballero, ha aperto un procedimento penale contro gli organizzatori per istigazione dell'odio. E infatti la stampa ci dice: a Madrid fermato il bus dell'odio. E qui infatti è stato sequestrato e adesso sta praticamente in un campo sotto sequestro penale. In Spagna qualcuno ha fatto una vignetta su questa cosa simpatica. Vedete la polizia in sommossa anti-omofobia. Attenzione a un libro di biologia! Questo accade quando l'ideologia supera la biologia. E in Spagna tutta questa roba qui, al rilievo assoluto, si sta insegnando nelle scuole. C'è questo bellissimo libro, Bambine e bambini. Ci sono bambine con la vagina, bambine con il pene, bambini con la vagina e bambini con il pene. Ed è interessante questo che insegna ai bambini. Essere bambino o bambina. Io non sono bambina o bambino perché ho i capelli lunghi o corti, o perché gioco con le bambole o il pallone, o perché ho il pene o la vagina. Io non sono bambino o bambina perché lo dicono gli altri. Io sono bambina o bambina perché so di esserlo e solo io posso decidere che cosa sono. E spiegano bene le istruzioni didattiche, no, di questo materiale. Finora nelle scuole l'approccio è stato il seguente: bambino uguale pene, bambina uguale vagina. E questo non è corretto, perché non spiega tutta la realtà e nega l'esistenza di una parte di bambini e bambine. Con questo materiale si vuole spiegare che l'identità sessuale è una questione soggettiva e questo non si incontra, non si trova nel genitale, spiegando esplicitamente il fatto che ci sono bambini con il pene e bambini con la vagina. Però attenti amici, perché questa confusione, questa follia, appunto l'ideologia che supera la biologia, serve anche per far fare quattrini a qualcuno. Business. Vi faccio un esempio. Nel 2014
Il Servizio Sanitario Nazionale Britannico ha definitivamente autorizzato l'uso di un farmaco, il gabapentin. È un bloccante ipotalamico usato anche nella cura del tumore alla prostata per bloccare i bambini della pubertà e dare più tempo per decidere se sono maschietti o femminucce. Questo è il farmaco. Sapete come viene somministrato? Sono iniezioni mensili nello stomaco. Una puntura al mese nella pancia che nei maschietti blocca la crescita del pelo e il cambio della voce. Nelle femminucce blocca lo sviluppo del seno e del ciclo mestruale. Perché fanno questo? Semplice. Per rendere meno invasivo l'eventuale ipotetico futuro intervento di cambio sesso che potrebbero fare dopo aver raggiunto la maggiore età. Quindi avremo ragazzi di 16-7 anni liberti con la voce da donna e ragazze di 16-7 anni senza seno e senza mestruazione, degli androgeni. Tra l'altro questa roba sta dilagando come l'ultima moda in Gran Bretagna, è trendy. Guardate i dati pubblicati dalla BBC. Nel 2009 c'erano 94 casi, nel 2015 960, guardate la curva, e sale così. Grazie ovviamente all'interesse compiaciuto delle case farmaceutiche e delle cliniche che fanno queste cose qua. In Spagna, dove avete visto siamo davvero a delirio, tutto ciò si può fare anche senza consenso dei genitori. Lo spiega bene il terzo comma dell'articolo 14 di questa legge approvata a Madrid nel febbraio 2016. Il mancato consenso dei genitori o dei legali rappresentanti a autorizzare queste cose può essere impugnato davanti all'autorità giudiziaria. Decide il giudice. Ma voi sapevate questa roba qua? Dove vivete? No, dove vivete? A Varese però, io lo so, ci sono le edicole, arrivano i giornali, arriva il Corriere, Repubblica, arrivano. Sapete perché dico questo? Perché 3 anni fa, nel 2014, la regione toscana del governatore Rossi, su espressa richiesta di applicazione del gabapentin all'ospedale Careggi di Firenze, ha devoluto la questione al comitato etico regionale per essere autorizzato. E tutti i giornali nazionali, sapete, di destra, di sinistra, laici, cattolici, ne hanno parlato per giorni. Il Corriere della Sera, Avvenire, la scorciatoia dello stop alla pubertà, dalla Toscana, l'ospedale Careggi di Firenze, della precisione, arriva la notizia di un progetto clinico per bloccare la pubertà con i bambini. Libero, ospedale Firenze Shop, il Careggi di Firenze, Libero. Il Fatto Quotidiano, blocco pubertà, il Careggi, Repubblica, bimbi fa, tempi, delirio di onnipotenza, l'ospedale Careggi di Firenze, ma voi dove eravate? E quando fra 10, 20, 30 anni vi diranno, no, ma tutto viene, quando tutti i giornali in Italia parlavano di questa follia, di bloccare i bambini al Careggi, cosa rispondete? E noi vivevamo in campagna e non leggevamo i giornali. Ma pensate di essere credibili? Nel XXI secolo, nell'era di internet, poter dire, non ci siamo accorti. E sapete cosa mi è successo una sera? Mentre io ho fatto questa domanda e tutti gli adulti cadevano dalle nuvole, con noi, in fondo a sinistra c'era un gruppo di adolescenti. La quindicina, ragazzi e ragazze, alzano la mano e mi fanno, guardi che la lega, oltre che lo stomaco, all'inizio la fanno anche nella gamba, e sapevano più cose di me, erano più informati di me. Ho detto, ragazzi, ma come fate a sapere queste cose di me? Mi hanno spiegato le varie fonti, tra cui mi ha detto, vediamo anche in realtà in una trasmissione, io sono andato a vederla, adesso vi faccio vedere uno spezzone di un documentario che hanno visto qui, ragazzi, dove si vede una mamma che inietta, no? Bloccante, a un bambino. Quello che vedete è un bambino maschio, sembra una bambina, ma in realtà è un maschio, cioè col pisellino. E voi adesso ascolterete un doppiaggio in italiano, purtroppo hanno dato la voce femminile, ma nell'originale inglese il bambino, che segue la bambina, mantiene ancora la voce, ma quindi è ancora più impressionante. Beh, ascoltate, guardate. La spesa è in prima. E sono molto tesa quando le devo fare questa iniezione nella gamba, perché è molto costosa, $1,000 l'iniezione. $1,000? Eccomi in Italia, dei brillanti nella gamba. Miscelare bene le microsfere scuotendo delicatamente la siringa fino a quando la polvere forma una sospensione uniforme. Tutto ok? Sì. Sono un po' nervosa. Ok.
arriva a 90 gradi nel muscolo. Oh! Giù non è un effetto. Un shock. Grazie. Ti brucia, Maxi? Un po' sì. Sì. Brava, mamma. Grazie. Adesso mi brucia, ma ogni volta sempre di meno. Sì. Si vede un po' il buchino, però non lo scompare. Mamma, grazie. Sempre uguale, la paura è sempre la stessa. Ora ti metti a piangere. Ho sempre paura. Spesso mi domando, sto facendo la cosa giusta. Il fatto è che sento che non è stata una mia decisione. Io non l'ho influenzata. L'ho lasciata libera di essere se stessa. Un giorno sogno di avere un marito premuroso che abbia voglia di baciarmi in ogni momento. Sì, ma questo non significa che dovrai essere sempre perfetta, impeccabile, senza un capello fuori posto. Oh, no, l'umiltà si esprime anche attraverso la cura, l'accoglienza, l'amore. Sì, sicuramente. Essere donna è anche questo. Se fosse vero che mi importa solo di apparire super femminile, che mi importa solo degli abiti e del mio look da ragazza, sarei semplicemente gay. Invece io sento qualcosa dentro, una certezza, una voce che mi dice donna, 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 è questo che sei, una donna. Per adesso le iniezioni permettono a Maxi di conservare i suoi tratti femminili e di tornare a divertirsi con i suoi amici. Durante il soggiorno al campo, i giovani transgender approfittano di ogni occasione per apparire più femminili possibile. No, lei non è una che fa beneficenza, il Ghiazzalia no, troppo. Tutti bambini. E sapete qual è stata la cosa angosciante di quella sera? Che tra i genitori che cadevano dalle nuvole, tra gli adulti che cadevano dalle nuvole, ho scoperto che c'erano dei genitori di quei ragazzi. E io ho detto così, scusate, ma i vostri figli, chi li sta educando? Voi o gli altri? Guardate che se non li educate voi i figli, li educa la televisione così. Avete sentito la mamma cosa ha detto? Ah, io non l'ho influenzata. Sì, ma se non ha influenza la mamma, la influenza quello che c'è intorno. E ora vedete, noi abbiamo una capacità critica e una maturità che ci consente di dire che questa è una follia o quantomeno un problema. Ma da 0 a 6 anni questa capacità critica non c'è. Quel bambino ha 9 anni. Però anche per voi, grandicelli, che non sapevate nulla, c'è un piccolo problema, sapete? Eh sì? Perché sottovalutare o ignorare fa il gioco della dittatura. Io racconto sempre che una sera a Roma, in una parrocchia stavo facendo una conferenza, a un certo punto vedo arrivare una donna anziana, ma molto anziana. Dico, ma questo qui aveva più di 90 anni. Si siede, applaude, annuisce, segue la conferenza. Mi incuriosisco. Finita la conferenza, vado da questa donna, scopro che ha 97 anni, lucidissima. E le dico, certo signora, lei a sua età uscire ancora la sera, è incognabile, complimenti. Mi fa no. Sono venuto a fare quello che non ho fatto 80 anni fa. Non capisco, signora, cosa intende. Vede, mi fa, quando in Italia sono state approvate le leggi razziali, ma mica gli italiani sono scesi in piazza a protestare, no. La stragrande maggioranza, anzi, quasi tutti, non sapevano nulla. Perché sa, allora c'era tanta ignoranza. E quelli che sapevano come me, disse la donna, dicevamo che tanto comunque in Italia gli ebrei non sarebbe successo nulla, che era solo una questione politica perché avevamo fatto l'accordo con la Germania, che neanche Mussolini, tutto sommato, ci credeva a queste cose. Mi fa, pensi. Io andai persino dal mio parroco e il mio parroco mi disse, figliola, ci sono problemi ben più gravi di queste buffonate della politica. Mi fa, lo sa quando? Quando ci siamo accorti che cos'era la legge razziale in Italia? Lo conosco, non lo so. Un sabato mattina dell'ottobre del 43, quando le SS di Capri erano circondate al portico d'Ottavia, cerchietto a Roma, hanno portato via gli ebrei e sotto i 16. E la mia migliore amica, che è ebrea, non è più tornata.
Quello che non ho fatto allora per lei, non voglio che ricapiti. È così che si prende la libertà, così, 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 così. Non sottovalutate, ma vi prego, vi scongiuro, vi imploro, informatevi, informatevi. Che non vi capiti fra 10, 20, 30 anni di fare l'altro figlio di questa povera donna. Ora, la prima gente non esiste. Io, sapete qual è una delle riviste più lette del mondo? Ha 50 milioni di lettori ed è tradotta in 31 lingue. Qual è? Nessuno sa. Il National Geographic, sì. E perché vi dico questo? Perché io a gennaio sono sceso da casa mia per andare a comprare il giornale, come faccio nell'edicola dove oggi di solito, e quella mattina mi sono andato a quel giornale, bello lì, in bella mostra lì, sbattuto, ci ho sbattuto il muso, pa, bello lì esposto, c'era il numero di gennaio di National Geographic. E sapete cosa la copertina com'era? Eccola qua. Gender Revolution. Un bambino. Per chi non sapesse l'inglese, accanto c'era la versione italiana, Gender, la rivoluzione, sette ragazzi con sette generi diversi. E non è in copertina perché c'è un articolo lì, no, è un inserto speciale, tutto un numero dedicato a questa cosa qui. Sono 117 pagine, un libro, dove trovate di tutto? Trovate questa ragazza a cui hanno asportato i segni, questo ragazzo che stanno facendo crescere i segni, un gemello che è diventato, si sente lei, si sente lui, ma comunque è intatto nei genitali. Quest'altro, e questa che è una delle immagini più angoscianti. Non so se vedete, ma le gambe, i piedi sono proprio di un maschio, un ragazzo. E guardate la faccia. E Repubblica ha dedicato un paginone intero, pubblicizzando, vedete, le due copertine, e invitando tutti a vedere, alla fine di gennaio, un documentario di National Geographic su questa roba qui, perché è progresso. E sempre Repubblica, alla faccia che dice che il genere non esiste, ha dedicato un paginone intero, per dirci che finalmente è arrivata la bambola jazz. E chi? La bambola gender. Si chiama jazz perché si ispira a Jazz Jennings, il primo bambino cui hanno inventato il buon apertino nel 2007, per 10 anni fa. E tra poco probabilmente arriveranno le punturine di plastica perché le bambine giochino a fare quello che avete visto fare con la mamma sul riattare. Io ho 3 anni che giro l'Italia mostrando le fotografie di questi bambini. Allora erano bambini olandesi, le foto erano pubblicate sull'Huffington Post. Ma quando ho iniziato dicevano che non era vero, che era tutto falso, che segnalavo terrorismo. Adesso che ne parla la Repubblica, che ne parla la National Geographic, ma io ve le ripropongo queste fotografie, guardate. Bambino bloccato clinicamente con i corpi, bambino bloccato clinicamente. Bambino, bloccato clinicamente, bambina, bambino, bambina, bambino, bambina, bambino, bambino. Guardate adesso per piacere questa immagine di insieme pubblicata 3 anni fa sulla Huffington Post. Maschio, maschio, femmina, maschio, 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 femmina. Qual è il comune denominatore? Tristezza cosmica. E guardate gli occhi spenti e lo sguardo smarrito di questo bambino. Ma non vedete che è un'operazione di potere? Fatemi la domanda. Ma un uomo confuso, che non sa neanche chi è, maschio, femmina, uomo, senza identità, fragile, indifeso. A chi fa comodo se non al potere? Uno così è un boccone ghiotto per il potere. Un individuo perfettamente manipolabile è un ottimo consumatore. È un'operazione di potere. Tra l'altro, l'American College of Pediatrics in America si sono accorti che forse questa roba qui sta portando alla follia. L'American College of Pediatrics ha redatto un documento l'anno scorso, molto interessante, che fa faccia di dici che non siamo scientifici. Eccolo qua. Tra l'altro firmato dal presidente, dal vicepresidente, ma soprattutto da Paul McCall, uno dei più importanti psichiatri americani. Sapete come si intitola questo documento? Gender Ideology Harms Children. L'ideologia di genere nuoce ai bambini.
sono un documento che dovresti leggere, sintetizzato in 8 punti, molto semplici, ma che rendono bene l'idea. Stiamo parlando di l'American College of Pediatrics, questo dice, sollecita le istituzioni scolastiche e il legislatore a respingere ogni iniziativa politica volta a condizionare nei minori l'accettazione dell'idea che possa ritenersi normale a livello esistenziale identificarsi nel sesso opposto attraverso l'assunzione di farmaci o ricorso ai interventi chirurgici. Guardate cosa hanno scritto, attenti. La realtà è costituita da fatti oggettivi, non da assunti ideologici. Punto 1. La sessualità umana costituisce un dato binario biologico oggettivo. I cromosomi XY e XX sono marcatori genetici di uno stato di salute, non di una patologia. 2. Nessuno nasce con un genere. Ogni essere umano nasce con un sesso biologico. Il genere, inteso quale percezione di sé come maschio o come femmina, è un concetto psicosociologico, non è un concetto biologico oggettivo. 3. La percezione di sé come qualcosa di diverso dal sesso biologico a cui si appartiene è, nel migliore dei casi, sintomo di una confusione mentale. 4. La pubertà non è una patologia e il ricorso a ormoni per bloccarla può risultare pericoloso e nocivo per la salute. 5. Secondo DSM quinto, il 98% dei bambini confusi sulla propria identità di genere e l'88% delle bambine parimenti confuse arrivano ad accettare naturalmente il proprio sesso biologico una volta superata la fase della pubertà. Ma c'è qualcuno che approfitta di questa cosa per vendere ancora più di 6. I minori che ricorrono alle terapie utilizzate per il blocco della pubertà finalizzato al cambio di sesso sono costretti a usare ormoni prosessuali nella fase di tarda adolescenza. La terapia a base di tali ormoni, testosterone e estrogeni, può rivelarsi nociva per la salute anche sotto il profilo, tra l'altro, degli effetti collaterali legati al rischio di pressione alta, coagulo di sangue, ictus e tumori. Sì. Il tasso di suicidi è 20 volte superiore tra gli adulti che ricorrono agli ormoni prosessuali e si sottopongono ad operazioni chirurgiche di cambio sesso, persino in Svezia, nazione considerata tra le più aperte e avanzate nel campo delle tematiche LGBT. 8° ultimo punto. Indurre i minori a ritenere che sia normale salutare un'intera esistenza fondata sulla transessualità ottenuta attraverso l'assunzione di farmaci o ricorso a interventi chirurgici costituisce un vero e proprio abuso di minori. Child abuse. Ci arriviamo alla conclusione. Ora vedete, c'è un articolo interessante di... Perché sì, dicono che la tria gender... Ma pensate, il Corriere della Sera ha dedicato un servizione, 2 paginoni sul terzo genere, e in questa servizione ha dato spazio a un articolo di un filosofo, Adriano Pessina, insegna all'Università Cattolica, molto bravo, un articolo intitolato Così si creano individui asessuati utili per il nuovo mercato globale. Guardate che critica dà a questa ideologia gender. Dice Pessina, di fatto queste teorie impattano sull'autocomprensione di ognuno di noi e ci costringono a chiarire il senso stesso della nostra condizione umana. Negare il maschile e il femminile è l'ultimo processo di ribellione del puro individuo al significato profondo dell'essere generati da altri, cioè del venire al mondo da un uomo e da una donna all'interno di una relazione carica di differenze. Credo che nessuna tecnologia riproduttiva dovrebbe falsificare questo dato antropologico. La mia è la prima obiezione all'immagine del puro individuo che è tanto caro al liberalismo culturale attuale. Un soggetto assessuato utile per il mercato globale. Poi gli fa una domanda. Ma lei ritiene che stiamo andando verso una società che rende più fluida la situazione tra sempre? Risponde. Temo una società di puri individui che vivono in modo atomistico la loro esistenza alla ricerca di un'identità frantumata dal modello culturale della neutralità, alla ricerca di un'autorealizzazione che è la versione antropologica del self-made man di stampo sociale. E vedete, tutto qui. È tutto in questo disperato e disperante tentativo di eliminare la differenza tra tutti. Ha detto molto bene Papa Francesco. Io mi domando se la cosiddetta teoria del gender
non sia anche espressione di una frustrazione e di una rassegnazione, che mira a cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa. Sì, rischiamo di fare un passo indietro. La rimozione della differenza, infatti, è il problema, non la soluzione. E guardate, non c'è mica bisogno di avere fede per arrivare a questa conclusione. Il laico ateo di sinistra più intelligente che abbia mai incontrato in vita mia, Giorgio Gaber, aveva detto questo. Secondo me, la donna e l'uomo sono destinati a rimanere assolutamente differenti. E contrariamente a molti, io credo che sia necessario mantenere, se non addirittura esaltarle, queste differenze. Perché è proprio da questo incontro-scontro tra un uomo e una donna che si muove l'universo intero. All'universo non gli importa niente dei popoli, delle nazioni. L'universo sa soltanto che senza due corpi differenti e due pensieri differenti non c'è futuro. Chirurgia endoscopia dell'apparato digerente, altri 5 anni e fa 16, e 4 anni di specializzazione in psicoterapia cognitiva. Totale 20 anni di studi, tutta la strada per arrivare da Torino fino a qua, per dirvi che sia il pene sia un maschio, se la regina sia una femmina. Ci sono... Omofoba! Scienza, la biochimica è una scienza. La sessualità è un modo della biologia per formare la generazione successiva mediante incontro di gamete maschile e gamete femminile. Alla madre natura il piacere personale non gliene può fregare di meno. Lei vuole lo spermatozoo di papà e l'ovulo di mamma per mettere insieme e fare il pavolo. In realtà gli spermatozoi, che sono queste interessanti cellule a forma di gigina, sono un protone. E arrivano a questo protone su questo ovulo che è tutto bello tondo e grasso, perché evidentemente questa è la nostra forma normale, fino a quando uno entra e ha portato invece di fiori sui 23 cromosomi, dall'altra parte ci sono altri 23 cromosomi che insieme fa 46 e abbiamo una nuova creatura umana unica e ripetibile. La sessualità è questo. La sessualità non può essere slegata dalla riproduzione, esattamente come il cibo non può essere slegato dalla sopravvivenza. La creatura umana, come anche il cane, il cavallo, il maggiolino, eccetera, ha due pilastri, pappa, sesso, pappa, sesso, pappa, sesso. Perché la biologia tende alla riproduzione della specie e quindi anche alla sopravvivenza dell'individuo. Il sesso è con l'altro. Noi abbiamo creato questi degradanti termini, tipo omosessuale. L'omosessuale è un termine che non ha alcun senso. La sessualità è tra diversi. Se due sono uguali non si può fare il sesso. Il compenso eterosessuale è un termine pleonastico, certo che sei diverso, mica puoi farlo. Due spermatozoi messi uno di fianco all'altro non fanno un ovulo fecondato, e due ovuli messi uno di fianco all'altro non fanno un ovulo fecondato. Ma noi del targolo non ci prende niente, a noi ci conta il nostro amore, la dislava, eccetera, può darsi a fare i nostri, a madre natura non gliene può pesare di meno. La nostra è un'epoca di perdita di contatto con la realtà. Vi spiego rapidamente la differenza tra nevrosi e psicosi. Lo psicotico pensa che 2 più 2 faccia 5, il nevrotico sa che fa 4 ma non gli piace. Quindi il nevrotico ha una percezione corretta della realtà ma non si sa adattare. Lo psicotico invece è completamente andato perso la correlazione con la realtà.
Noi siamo anche il nostro corpo, la nostra mente incarnata in un corpo. Tutte le mie cellule sono XX, tutte le sue cellule sono XY. Quindi sono diversi anche i nostri cervelli, è diversa la maniera con cui noi andiamo a comprare lo yogurt, come sanno bene i pubblicitari che fanno bottiglie diverse, di forma diversa, a seconda che si rivolgono a dei maschi e alle femmine. Ma la nostra è un'epoca isterica, cioè un'epoca basata sul sentimentalismo. Dipende da come ti senti, la cosa importante è come ti senti. Per cui il signor Vladimir Guadagno, che è un tizio di sesso maschile depilato con due protesi a silicone sotto il torace, si sente femmina. La signora Fedeli si sente laureata, io mi sento una strafiga imperiale. Anzi una somma delle due, e soprattutto io mi sento, di questo sono certa, di avere la taglia 42, perché io da quando ho 14 anni che ho l'incubo della taglia 42, perché sono nata nel 53, quindi sono arrivata pieno 68, in cui una serie di disegnatori maschi di vestiti femminili, maschi ma che non amavano le donne e non amavano il corpo femminile, hanno causato questa tragedia. Hanno disegnato vestiti per di donne che avevano un indice di massa corporeo inferiore al 18, cioè patologicamente malate. Il peggiore di tutti è Saint Laurent, che è un individuo estremamente sgradevole, estremamente aggressivo, pieno di odio per l'umanità, che diceva alle sue modelle: tu sei troppo grassa per sfidare per me. E dopo lui hanno cominciato tutti, e noi abbiamo avuto quest'incubo, e la gente è morta dell'anoressia mentale, e la gente ha vomitato per 30-40 anni e continua a farlo, e comunque io ho la taglia 42. Quindi sono andata in un negozio e ho detto alla commessa: mi serve una giacca la taglia 42. Questa mi ha guardato e ci segnò 48-50 più 50 del 48. Allora sono andata dal mio avvocato perché volevo denunciarla per discriminazione e istigazione all'odio razziale. No, scusate, le psicosi valgono per tutti, non valgono per nessuno. Questa è una psicosi, torniamo al sesso. Noi siamo maschi o femmine e soprattutto abbiamo la sessualità nelle parti del cervello più arcaiche. E le parti del cervello più arcaiche sono il cervello rettiliano e il cervello limbico. Il cervello rettiliano è cieco e sordo, non ne frega niente di nessuno, è quello che ci fa fallire le diete. Nel cervello rettiliano c'è anche il centro della fame e soprattutto c'è il centro del respiro. Avete notato che noi non possiamo smettere di respirare nemmeno davanti alle torture più terribili, più inenarrabili? Perché nel momento in cui smettiamo di respirare, come sale l'anidride carbonica, il cervello rettiliano stacca il ghiaccio pulsante e rifà ripartire il respiro. Il cervello rettiliano odia le diete, questo ve lo dico perché la piantiate le mente della dieta, non serve niente, ingrassate solo di più. Perché siccome odia crepare di fame, fa in maniera che quando una persona abbassa il quantitativo di roba che mangia, se hai bisogno di 2000 calorie e ne mangi solo 1000, al cervello rettiliano gliene mancano 1000. Dato che siamo sopravvissuti a secoli e secoli di carestia, quello è fatto in maniera da sopravvivere. Quindi a un certo punto ti scatena il meccanismo della boffata. Stacca la spina al cervello superiore, a forza di volontà non gliene frega assolutamente niente. La boffata è un meccanismo in cui si mangiano migliaia di calorie nel giro di pochissimo tempo e le persone che ne soffrono ci riferiscono che fanno particolarmente in trance. Il cervello rettiliano e il cervello limbico vuole il pargolo. Loro vogliono la sessualità con il tizio dell'altro sesso, con chi altro che fa la sessualità, con l'albero. E perché loro sono indirizzati a quello. È il cervello corticale che deraglia. È il cervello corticale che va fuori di testa e comincia a fare cose strane. Per questo noi abbiamo creato le grandi educazioni. E per questo noi abbiamo creato la letteratura, che è una roba fondamentale. Come è stato detto prima, io sono uno scrittore fantasy.
Il genere fantasy non è un genere molto, molto, molto considerato. Lo scrittore fantasy non vince mai per un'opera per la letteratura, adesso lo danno veramente a tutti. Non vince nemmeno per lo strega, quello ci dovrebbe toccare. In effetti il genere fantasy è considerato un genere per bambini e semideficienti. Non so se avete presente Aldo, Giovanni e Giacomo quando quel cognome verso il basso sono Scrunk, figlio di Scrunk, della dinastia Parra. Il genere fantasy è quella roba lì. In realtà il genere fantasy è un genere straordinario che fonde due generi precedenti, il poema epico e la fiaba. E il poema epico contiene valori maschili, contiene la realtà, il coraggio e la cavalleria. Perché il poema epico è basato sul coraggio ed è maschile? Perché il coraggio è una virtù da maschi, ci va il testosterone. Perché i maschi sono più coraggiosi di noi? Con questo non voglio dire fanciulle, perché siamo tutte delle vegliacchette. Ma il coraggio è una virtù virile, ci dà il testosterone, perché la nostra vita è più preziosa della loro. Se quando noi siamo incinte di 5 mesi facciamo il doppio salto mortale con lo scheggio, che fine facciamo noi il bambino? Quindi è un ragazzo che ha 15, 16, 17 anni, come il pavone mostra tutta la sua coda, la pavona, guarda quanto testosterone ho, il ragazzo mostra tutto il suo coraggio alla ragazza facendo il doppio salto mortale con lo scheggio, per dire guarda che il giorno in cui ci sarà bisogno di morire per te e per i nostri figli, io darò la mia vita, io andrò in guerra quando arriveranno a conquistarci per proteggerci, io scenderò nelle miniere, io sono assolutamente certa che il giorno in cui mi troverò di fronte a un terrorista che mi salta il conto per un paio di miti considerazioni fatte nella mia vita, per una religione di pace, soprattutto intelligente, che ci ama tanto, mio marito si metterà in mezzo per prendersi lui il proiettile, perché quello è il suo compito di uomo. Mentre la fiaba contiene i nostri valori che sono femminili, che è il desiderio di essere amate fino all'ultimo dei nostri giorni, mentre i nostri uomini a volte dopo i primi 5, 6, 7 anni tendono ad andarsene con qualcun altro, non bisogna che appari per la coda e tenerli lì, perché nel mio cervello arcaico io riesco a campare e i miei figli riescono a campare solamente se c'è un uomo vicino che si è impegnato davanti alla società, chissà magari anche davanti a Dio, di mantenere le la parole. Qualcuno mi dirà che questi sono concetti arcaici, che adesso le cose non sono più così, una donna può lavorare, può fare tutto da sola. E questi sono concetti da medioevo, col fico secco che sono concetti da medioevo, sono concetti da età della pietra, sì. Perché se l'età della pietra è lunga come tutta questa cosa, come questo palco, quello che viene dopo è uno sbaffetto di mezzo centimetro, siamo tutti d'accordo su questa teoria. Il nostro cervello si è evoluto nell'età della pietra, da allora non si è più modificato perché uno sbaffetto di mezzo centimetro, cosa cacchio devi modificare? Tra l'altro funzionava benissimo, le cose che funzionano non si spostano, squadra vincente la lasci com'è. Nell'età della pietra qual è il ruolo dell'uomo? Cacciatore e guerriero, guerriero, cacciatore, cacciatore, guerriero, basta, non faccio altro. E noi badavamo alle parole, alla parola. Quindi riuscite anche a capire l'enorme differenza del cervello maschile e il cervello femminile. Gli uomini hanno un cervello razionale e pragmatico e hanno pochissime capacità empatiche. Siamo noi del genere dell'empatia. Noi abbiamo un cervello pieno di neuroni e specchio. Perché l'uomo ha poche capacità empatiche? Perché deve fare cacciatore guerriero, guerriero cacciatore, cacciatore guerriero. Allora, se lì con la clava in mano, davanti a quel dietro, dice che è carino il coniglietto, che cacchio mangiamo stasera? Quindi... non so, c'è un paio di gay, so benissimo che sono qui, De Mari ha detto che i maschi sono scemi, no, non hanno neuroni specchio. E questo signore è un problema che riguarda noi. Noi abbiamo una delle idee più idiote che è stata tirata fuori da quest'epoca isterica e che è dannatamente femminilizzata e che i maschi ci devono capire. Siamo lì che la sveniamo, scriviamo alla psicologa sul giornale femminile, lui non mi capisce perché il cacchio ti dovrebbe mai capire. Ha un cervello completamente diverso dal tuo, il tuo è emotivo e analogico, il suo è pragmatico e razionale, oltretutto deve fare il cacciatore e il guerriero, i maschi non ci capiranno mai.
Mio marito non mi ha mai capito, siamo sposati da 42 anni, ma farebbe il Sahara a piedi per portare in mezzo di chiar d'acqua e si metterà in mezzo quando metterò il terrorista. Quindi gli uomini devono combattere per noi, capire ci capiamo da sole. Per cui, nel momento in cui ho dipinto tutta casa il weekend, e sono qui con un falco che mio marito Tony mi dica come sei stata brava. Perché noi abbiamo continuamente bisogno di essere riconosciute, altrimenti non sappiamo neanche chi siamo. Quello torna, si guarda e torna e dice, ma guarda che qui è passato male, deve passare la seconda volta. Cosa giustamente fa un cervello razionale che tende alla perfezione. Quindi non è che dice, no, ma lui non mi riconosce, allora io lo lascio. No, siamo semplicemente diversi. Siamo semplicemente diversi perché dobbiamo incastrarci gli uni con gli altri. Esattamente come si incastrano i nostri organi sessuali, che sono fatti benissimo. La vagina e il pene sono fatti meravigliosamente per incastrarsi. Gli organi che danno l'orgasmo sono al punto giusto perché si possa avere il piacere. Un piacere che è particolarmente forte nelle donne nel periodo in cui c'è la colazione, quando arriva il pargolo. Quindi la natura è profondamente pro-life. E questo amore che nasce con difficoltà perché i due cervelli sono diversi, ma nel momento in cui riesce ad esistere, crea una potenza straordinaria. Un uomo e una donna, uno di fianco all'altro, sono in un certo senso, se siete credenti, l'immagine di Dio, perché se Dio ha creato l'uomo, maschio e femmina, lo creò, sua immagine e somiglianza lo creò, Dio contiene entrambi i principi e quindi chi è veramente a sua immagine e somiglianza è la coppia. Se non siete credenti, l'unica maniera di avere un pargolo è di mettere un uomo e una donna e il sesso serve per il pargolo. Se avete un'isola deserta, ci mettete 5.000 maschi, dopo poi c'è più nessuno, se ci mettete 5.000 femmine, dopo poi non c'è più nessuno, se ci mettete 2.500 maschi, 2.500 femmine, questi si saranno antipatici, litigheranno, ma dopo due generazioni c'è l'isola deserta, c'è qualcuno. Il sesso serve per quello. E adesso dobbiamo fare un'estrema attenzione all'educazione sessuale. Perché della gente entra nelle scuole a insegnare ai nostri figli che la sessualità non è maschile e femminile che si incontrano per sostenersi, ma un qualche strofinio di organi sessuali o addirittura delle robe dove l'organo sessuale non c'entra nemmeno. Torniamo alla fiaba. Nella fiaba, quindi, c'è l'amore che arriva fino alla fine, vissero sempre felici e contenti. E le fiabe dicono la verità, come diceva Chesterton, un grandissimo scrittore inglese cattolico, dicono che i draghi esistono perché i draghi esistono, ma che possono essere battuti. E che i draghi possono essere battuti. Nessuno è tanto significante da non poter andarsi a battere contro l'oscurità. Come diceva Tolkien, a volte basta un uomo, una donna o un hobbit per fermare l'oscurità. E sempre Chesterton diceva che ogni storia decente, ma anche ogni vita decente, deve avere il cavaliere che lo uccide il drago per trovare la principessa. Perché questa è la base di tutta la storia, mentre questo adesso sta tragicamente saltando. Noi siamo un'epoca tragicamente confusa che non protegge più i propri bambini. Entrano nelle scuole a fare educazione sessuale, ma questi chi cacchio sono? Allora, non si dice, scusate, ma voi chi siete? Ci sono i sessuologi. Esiste una categoria di creature umane, ci dai cosa fa il Fabio Fragnani, Pizzaiolo, il sessuologo. Il sessuologo, già la parola sessuologo, contiene in realtà due affermazioni. Primo, che esista una scienza che riguarda il sesso, davvero. Secondo, che questi tizi la posseggano. Respira lungo e tira il fiato. Perché, vi faccio un esempio a caso, mio papà e la mia mamma, che non avevano mai fatto lezioni di educazione sessuale in vita loro, tanto quanto l'ho messo al mondo mia sorella. Quindi, anche senza questo tipo di così fondamentale lezione, che adesso bisogna assolutamente fare, se le erano spandate, evidentemente i cervelli arcaici erano riusciti a trovare la strada per questa roba che non doveva essere così difficile. La maggioranza di voi, ma l'eccezione era data per qualcuno molto giovane, siete tutti figli di un uomo e una donna, qui non ci sono eccezioni, e la maggioranza di voi è figlio di un uomo e una donna che non hanno mai sentito nessuna lezione di educazione sessuale. Quindi possiamo dire che siamo sfondati. La sessuologia dove nasce? Nasce dagli studi di tale Kinsey, costui che accidenti era un entomologo, si era uno che studiava gli insetti. Era uno che studiava gli insetti, ma guarda che roba interessante. Era uno anche passato poi, se si assaltava un paio di vizietti, pare che fosse uno stupratore e un pedofilo, anzi senza il pare, era uno stupratore e un pedofilo. Questo qui ha fatto il famoso rapporto Kinsey.
Il famoso rapporto Kinsey, quindi, è la prima roba dove qualcuno è andato in giro a chiedere a qualcun altro, scusi, lei si masturba, eccetera, eccetera. Primo, tutti i dati del rapporto Kinsey erano completamente taroccati, per cui sono venute fuori delle robe strane. Secondo, se anche avessero riportato i dati correttamente, è tutto taroccato. Per quale motivo? Se io vado in giro a domandare alle persone, a quali persone domando? Chi è che risponde alla domanda lei si masturba? La domanda lei si masturba in realtà contiene due affermazioni. Primo, è lecito masturbarsi. Secondo, è lecito parlarne. Quindi se uno mi chiede scusi lei si masturba, non gli rispondo perché gli sputo in faccia. Chi è che risponde? L'ignorato mentale. Quindi tutte queste robe di sessuologia sono robe fatte da ignorati mentali che si rivolgono ad altri ignorati mentali. La persona normale sa che la sessualità è qualcosa che non può essere esposto perché sia dissezionato, perché muore. È qualcosa dove io ho tutta la mia ascendenza, ho i miei antenati, nella mia sessualità c'è la mia discendenza, c'è la mia cultura, c'è la mia storia, c'è la storia della famiglia, c'è il dolore, c'è la gioia. E non è una roba che si racconti in giro. Quindi si è creata questa strana scienza dove la gente va a fare domande idiote a cui rispondono i dati mentali, in cui i dati sono anche taroccati. Tutto quello che sapete di sessuologia è completamente falso. Prima avete notato che insegnano la masturbazione già ai bambini molto piccoli. Beh, anche quelli a cui non l'avevano insegnata se la sono spalgata non male, quindi secondo me non è il caso che ti dai da fare. Ma attenzione, la masturbazione è una delle più violente compulsioni. Le persone che dipendono dalla pornografia, vi do la mia parola, questo libro si intitola Pornotossina, vi do la mia parola di medico che disintossicare una persona che guarda molto pornografia sono calori più acidi che disintossicare un eroinomane. Per quale motivo? Perché modifica tutti i neurotrasmettitori del cervello. Voi cominciate a fabbricare dopamina, ma soprattutto endorfine, quando vi masturbate. Tutto il resto della vostra giornata resta privo di serotonina e endorfine. Quindi restate sempre più davanti bloccato al vostro computer a guardare questa roba qui. La masturbazione è giusta o sbagliata? È morale o immorale? La religione ebraica è di conseguenza anche la nostra, perché mi permetto di ricordare una piccola frase che pronuncia Gesù Cristo. Se siete credenti, se non siete credenti non importa, se siete credenti sarà importante. Non iota uno. A un certo punto gli dicono scusi, ma accettano tu che vuoi, e lui risponde non iota uno, nemmeno una virgola, nemmeno un pezzo di lettera c'è diverso tra me e la legge di Mosè. Quindi ragazzi, poche storie, la legge di Mosè ce l'abbiamo tutta. La legge di Mosè non commette atti impuri, riguarda anche quella roba lì. Uno dirà ragazzi, ma questi erano proprio scemi, una masturbatina come fai a arrabbiarti? Andiamo a vedere come andarono le cose. Allora, nella religione ebraica è vietato masturbarsi. Il risultato qual è? Ci sono anche un altro popolo che sta ancora cercando di rispettare questa regola, sono gli Amish, che sono una popolazione cristiana di origine tedesca. Il risultato è che a 16 anni ti sposi e a 16 anni e 5 minuti ti nasce il primo bambino. Una volta che è vietato masturbarti, certo qualche volta ti scappa, ma lo fai molto meno. Sei buttato verso l'alto. Io faccio terapia coniugale, a volte vengono le coppie con quei figli si sputano in faccia, io la prima cosa che vi dico, piantatela di masturbarvi, se guardate pornografie, piantatela, smettete anche di masturbarvi. Mi domando, la dottoressa, lei è scema, si guardi o così o se ne cerca un altro? Tornate tra 2 mesi. Torna dopo 2 mesi, se sono riusciti a tener fede, dopo 20 giorni che non fai puttanate da solo, a un certo punto ti accorgi della meraviglia che è il corpo di un altro tizio di sesso diverso dal tuo che è di fianco nel letto. E i problemi coniugali si risolvono. Perché quando l'altro è l'unica possibilità che hai di avere la sessualità, questo piacere infinito, questo corpo diverso dal tuo, questo odore straordinario, l'orgasmo, eccetera, eccetera, ma col fico che ci litighi, anche se ti hai graffiato la macchina della macchina nuova oppure hai messo le forchette della stoviglie girate da senso sbagliato, tutta la nostra religiosità continua, questi matrimoni che sono una conflittualità permanente, una rottura di scatole inenarrabile, nascono proprio dal fatto che abbiamo perso quello.
Allora, possiamo anche dire che la masturbazione, una volta che supera un determinato livello, è una delle più spaventose compulsioni che esistano. Abbiamo in Giappone, ma adesso anche da noi, una serie di adolescenti che non escono dalla loro stanza, questi passano il tempo davanti alla loro stanza. C'è gente che passa davanti a YouPorn 40 ore alla settimana, giuro, lo insegniamo alle elementari. E poi cosa fanno? La verifica? In che posizione si può fare? Ragazzo che si è dimenticato a pagare di quei sei piedi, seduto, è sdraiato, non mi hai messo sdraiato, ti metto sei meno. Scusate, ma la masturbazione, secondo voi, i nostri figli sono talmente scemi che se non li spiegate a scuola non sanno capire come si fa? Gliela dovete spiegare a scuola, ma una volta che te l'ho spiegato a scuola, come faccio a fermarti? Poi mi spiegano il sesso, con molti particolari. Vai, così evitiamo le gravidanze precoci. Cretini, più spiegate il sesso, più avete le gravidanze precoci. Perché più spieghi la cosa, più questo ci prova. Non solo, ma una bella notizia per tutti. Allora, se noi spieghiamo quel particolare, tutto l'atto sessuale a un ragazzino di 10-11 anni, e questo cercherà di farlo anche lui, ma è ovvio, hai spiegato una cosa dove l'hai curiosito. In Francia si fanno lezioni di educazione sessuale dove si spiega anche una roba che loro chiamano sesso anale, che invece non esiste, perché il sesso, insisto, è solo tra uomo e donna, se è solo per la generazione successiva, e ti danno anche un preservativo. Qual è secondo voi la conseguenza di tutto questo? La prima l'abbiamo già detto, un aumento folle di gravidanze precoci, perché questi a 12 anni provano nella. La seconda? L'incesto, perché un bambino di 11 anni che abbia in casa una sorellina di 8 prova con quella lì, sta enormemente aumentando l'incesto fratello-sorella. Inoltre tenete presente che c'è anche l'ulteriore danno, che spesso vivono nella stessa casa bambini che non sono parenti tra loro, il figlio del primo compagno di mamma, eccetera, ma comunque sta aumentando in maniera esponenziale. Questi continuano a raccontarci la sessualità come una roba, ma tu non ti devi vergognare, non ci deve essere nessun senso di colpa, ok? Fare sesso è come mangiare un panino, vai, quindi stuprare la compagna nei bagni non è più grave che lo fai la merendina, abbiate pazienza perché questo è quello che insegnate. Quindi abbiamo fatto saltare tutta l'educazione precedente che serviva a spiegare i maschi che erano maschi e le femmine che erano femmine. Qualcuno mi dirà, scusa, ma hai detto prima che era naturale? Attenzione! Noi siamo esseri umani, siamo natura e cultura. È naturale nei due cervelli più arcaici. La parte del cervello più recente, quella corticale, deve essere aiutata con l'educazione. Per il ciclo è molto istintivo. Io sono nata, mi sono beccata in pieno nel 68, sono stata una femminista arrabbiatissima, è il motivo per cui non volevo avere figli, per carità, dovevo fare altro, Gesù bambino, che deficienti, comunque. E a un certo punto mi sono fatta coinvolgere da uno dei primi libri che parlava contro il fatto che i bambini fossero costretti a essere maschi e le bambine fossero costrette a essere femmine, che era dalla parte delle bambine. E ho rotto l'anima a tutte le amiche che loro, contrariamente a me, il coraggio di avere figli ce l'avevano, con i loro bambini, con questi giocattoli neutri, che non gli fregava niente a nessuno. Finalmente mi rendo conto delle zie, faccio un bambino io, e gli compro ovviamente i giocattoli neutri, i cubi, le costruzioni. Mio figlio l'ho praticamente tirato su io, nel senso che in quel periodo mio marito era sempre in giro per motivi di lavoro, ma proprio fuori dall'Italia. Mio figlio a un anno e mezzo riconosceva le automobili. Io non riconosco le automobili. Come molte donne confondo le marche e i modelli. Posso dirvi il colore. Per esempio, se una macchina è verde, posso dirvi se è più verde il verso, più verde il verde pisello, verde sabbia o verde smeraldo, ma non riconosco le marche. Mentre mio figlio a un anno e mezzo, quando passava di fronte a una macchina esattamente della stessa marca, non solo dello stesso colore, della stessa marca, dello stesso modello di quello del papà, diceva brum brum papà, brum brum nonno, la azzeccava sempre. Finalmente zia Anna gli regala una piccola locomotiva, quindi lui mette da parte i miei cubi e questa locomotiva era il suo giocattolo preferito per essere tirata dietro per tutta l'infanzia. Noi nasciamo maschi e femmine. La differenza del cervello maschile e femminile si fa al quarto mese di vita intrauterina. La bambina che ha capacità empatiche, perché noi abbiamo capacità empatiche? Perché dobbiamo accudire i nostri neonati. Se noi non accudissimo i nostri neonati, l'umanità si sarebbe estinta.
Le bambine già da piccolissime vi girano il faccino nella culla se noi mettiamo immagini che vi fanno una faccia, un viso umano. I maschietti girano il faccino dove ci sono delle robe che si muovono. La cosa che vi piace da pazzi è la ruota. L'altro giorno mi trovavo in per strada, è passato un trattore, c'erano tre bambini e quattro bambine che giocavano, tutti i bambini si sono girati e le bambine non se ne sono neanche accorte. Non solo, ma mammifero, noi siamo mammiferi, tutte adesso sono puttanate, ma noi siamo mammifere, che viene da mammelle, che viene da mamma, cioè noi siamo dotate di mammelle. Perché l'umanità non si è estinta? Perché madre natura ha piantato nel cranio, proprio col martello, a tutti gli individui di sesso femminile dotati di mammelle, l'istinto a nutrire. Nei vecchi libri così disprezzati c'erano le donne erano sempre in cucina, ma dove cacchio vuoi che stia un individuo nel cui cervello arcaico recente è stato messo il piacere di nutrire? Noi amiamo nutrire, se così non fosse l'umanità si sarebbe estinta. Amiamo allattare i nostri bambini, abbiamo nutrire i nostri bambini, gli metti il cucchiaino, gli chiude la bocca e tu ti senti, è una roba addirittura superiore all'orgasmo, al punto tale che quando non abbiamo bambini a disposizione, nutriamo cani e gatti, i nostri se ne abbiamo, oppure la gattara, che è la tizia che viene giù a portare il cibo ai gatti. Tutto questo è saltato. Come vi ho già detto, sono anche uno scrittore di libri per ragazzi. E negli ultimi anni, negli ultimi due anni, ho ricevuto decine di mail, che purtroppo ho sempre cestinato, adesso la prossima conservo, dove mi dicevano: scrivimi un libro dove c'è un bambino che vuole essere una bambina, una bambina che vuole essere un bambino, e ti do la borsa di studio, e ti do la pubblicazione, e ti faccio vincere il concorso letterario. Mi arriva una telefonata stranissima di una tizia, poi ci sono resi conto di chi era, ma al momento erano ancora più ingenue. Dice: Sandra, ho visto il lavoro che lei ha fatto, quindi vorremmo fare una roba anche noi, uno scrittore che fa scrivere un racconto ai ragazzi sviluppando la loro trama, su bambini diversi. Dico: ah, che bello, bambini diversi, guardi, ho un enorme quantitativo di bambini, vorrei parlare per esempio dei bambini affetti da albinismo, a cui non si permette più nemmeno di nascere, e che vengono abortiti al quinto mese, quando il loro sistema nervoso centrale è assolutamente perfetto, ma mancano le endorfine, quindi sono assolutamente in grado di sentire tutto il dolore dell'aborto. Posso scrivere sui bambini che vivono col calcolo e sui bambini che muoiono di campo? No! Vogliamo il bambino per diventare una bambina e la bambina per diventare una, che palle! Cioè, scusi, ma dice: ma guardi che noi poi alle scuole daremo dei grossi fondi. Ah, dice: scusi, ma chi c'è? E questi fondi di chi sono? Sono di persone inglesi, uomini d'affari inglesi, che vorrebbero sviluppare la cultura in Italia. Che carini! Ringraziamo commossi, si sarà Leonardo da Vinci, Michelangelo e Dante che ringraziano commossi. Quindi attenzione, so che quello che sto dicendo sembra folle, ma ci sono fiumi di denaro. Tutta la questione del gender è stata sviluppata negli ultimi 50 anni, negli ultimi 20 anni c'è stata l'esplosione, ma ha cominciato sempre mediante congressi e cose, libri, eccetera, sponsorizzati da ONG. L'organizzazione non governativa, quindi si tratta da tizi che guadagnano dei quattrini, non sono volontari che vanno gratis, non è una roba buona perché si chiama ONG, che prendono soldi da non si sa bene chi, però spesso stiamo cercando di ricostruire i passaggi. A volte c'è la Fondazione Rockefeller, che è lo stesso che aveva pagato il rapporto Kinsey, ma questi che cacchio gliene frega, quei loro soldi non possono andare in vacanza con donnine allegre e bere champagne e fare mangiare fare robe che ha sempre fatto di chi, ma questi devono salvare l'umanità. Quindi c'è qualcosa di molto strano, c'è qualcosa di assolutamente terribile, dà l'impressione di un'aggressione a un intero popolo. I nostri figli verranno indottrinati che se vogliono possono anche essere femmina e se non vogliono possono anche essere maschi. È un problema di isterismo, è qualcosa di gravissimo. Noi siamo la nostra biologia. Il nostro compito è restare in equilibrio con il nostro corpo, non rinnegarlo, il nostro corpo è reale. Una parte di destabilizzazione è arrivata attraverso la chirurgia estetica, da non confondere con la chirurgia plastica. La chirurgia plastica è una chirurgia terribile, sono quelli che curano gli ustionati, sono quelli che cercano di fare la faccia alle persone che hanno avuto incidenti o qualcuno gli ha buttato l'acido in faccia. La chirurgia estetica, per carità, non sono così taredana. Posso capire che ci siano asimmetrie, che ci siano persone che nascono con un naso, come può esserci una malformazione del pidolo, può esserci una malformazione della forma del naso.
ma la chirurgia estetica è stata una follia, perché ha spostato l'attenzione da dove doveva essere l'accettazione del corpo alla modificazione del corpo secondo come io lo voglio. Questa è stata un'assoluta follia. Noi possiamo vedere la tragedia di Michael Jackson. Michael Jackson, che ha trovato medici criminali compiacenti che hanno distrutto la sua salute. Il colore della pelle è stato alterato col cortisone. Quest'uomo è morto con le piaghe nelle gambe, aveva i vermi nelle piaghe perché non aveva più il sistema immunitario. È morto senza naso. Il naso era andato in necrosi per il numero di interventi chirurgici per cui apportava una protesi. Perché secondo voi è tecnicamente possibile chirurgicamente trasformare un uomo in una donna in un uomo? Non diciamo puttanate. Ci sono più cromosomi in comune tra me e una femmina di scimmia che tra me e lui. Il quantitativo di cromosomi che abbiamo, di geni che abbiamo diversi, è enorme. Oltretutto, quello che si può fare è castrare una persona. A me è capitato di castrare un ragazzo. Io sono stata medico anche in Etiopia. C'è una patologia che si chiama gangrena acuta dei genitali, fidarsi di questa informazione, che si installa quando c'è un terrificante mix di pessime igiene e cattiva nutrizione, per cui il pene e i testicoli vanno in gangrena, voi dovete amputare con la maggiore velocità possibile, non c'è niente da fare. È un intervento terribile perché il chirurgo piange, l'infermiera che lo sta aiutando piange e mentre si va avanti con l'intervento si sente le urla di dolore e pianto della madre, del padre, degli altri che sono in sala d'aspetto perché noi interrompiamo una linea di discendenza. Ci sono persone che si fanno castrare, quindi ci sono queste ovaie sane e questi peli sani che vengono buttati nel bidone della gazza sporca. Il nostro compito di medici non è fare quello che vuole il paziente, ma fare il bene del paziente. Perché si sta instaurando anche questo. Ci sono persone che desiderano essere amputate di arti sani e perché vengono sostituite dalle spettacolari protesi a tartaglio che usano adesso. Peraltro mi sembra meno idiota farsi tagliare un braccio e ti mettere la protesi, se la tua identità è una bella protesi, che farsi castrare, passare tutta la vita con gli ormoni dell'altro, con il rischio di suicidio moltiplicato per 20. Ma perché cacchio facciamo sta roba? E perché soprattutto sui giornali vi mettete il caso del trans che finge di essere felice e normale? Perché c'è dappertutto Vladimir Godano, più noto come Vladimir Lussuria, che è un individuo di sesso maschile che il pene ce l'ha, mica è scemo, e ha due protesi qua, e scusate, nella sua vita ha fatto questa spettacolare attività lavorativa che è il prostitute, poi non specifichiamo OA perché altrimenti ci linciano. Ma la prostituzione maschile è sacra? La prostituzione femminile hai fatto le oggettine, che non si sapeva nemmeno se si fossero costituite o semplicemente andavano a feste, non gli dà un lavoro, eccetera. Andate nel lussuria, guadagno, sempre in televisione. Perché ce l'ho tanto questo qua? Per un motivo, non so se lo sapete, ma io sono diventata famosa con un'epica puntata alla Zanzara, durante cui ho sostenuto questa tesi terrificante che la cavità anorettale fa parte del tubo digerente e non del sesso, che quindi non c'è tipo col sesso. Nella mia precedente attività di chirurgo, io ho fatto il chirurgo in due ospedali, uno al San Vigilio di Orbassano, dove curavamo i polmoni, e quindi ho visto tutta la gente con cancro del polmone, per carità anche con il fatto, da fumo. Il concetto che fumare fa male è stato difficilissimo da affermare. I medici ci hanno impiegato decenni. Ci sono stati medici denunciati per diffamazione per aver detto che il fumo fa male dalle robe del tabacco, però finalmente ci siamo arrivati. Dopodiché sono finita all'ospedale di Moncalieri e noi generavamo, essendo vicino al Po, tutto il grandissimo numero di prostitute nigeriane che avevamo sul lungo Po, tutte ragazzine giovanissime che a un certo punto, con un grandissimo capitello di traumi, e verso gli anni 80-90 queste cominciarono ad essere disperate perché e gli chiedevano, gli imponevano il rapporto orale, che fa un male porco, fa un male terrificante. Perché fa un male porco e terrificante? È molto semplice.
perché le feci hanno una circonferenza che va tra 2,5 cm e 5 cm, il pene ha una circonferenza di 12. Quindi sia hanno filamento, sia hanno emorroidi, sia hanno le rane. Ma ne pagava di più, proprio lo trovava a fare più male. Ovviamente senza preservativo, perché se lo fai senza preservativo ti fa più male. E a un certo punto noi abbiamo cominciato a vedere le rovine. Su quelle che sono morte di AIDS sono le persone donne che accettavano il rapporto anale, perché il rapporto anale passivo, il subirlo, è quello che ti dà la moltiplicazione del rischio. Se un uomo ha rapporti sessuali, ha rapporti anali con un altro uomo o con una donna, infetto, il suo rischio è 1. Per coloro che lo sta subendo, il rischio è 4, cioè il quadruplo. Per quale motivo? Perché siccome le dimensioni sono diverse, ci sono sempre lacerazioni. Perché si lascia lo sperma che viene assorbito e poi perché la cavità anorettale fa parte del tubo digerente. Io l'ho detto, la zanzara, questa roba, istigazione alla ovulazione, va bene. Qual è il compito del tubo digerente? Digerire. Come si fa a digerire? Mediante assorbimento, quindi assorbe. Se ci sono virus e batteri, li assorbe molto di più. Dopo di me è andato Vladimir Guadagno. Potete sentirlo, basta che andate su Google e digitate La Zanzara, Sylvain Denaye, Vladimir Luxuria, perché così arrivate sulla puntata, dove ha parlato. E lui ha detto una frase che io non sono disposta a perdonare. E lui ha detto, giuro, andate a sentirlo. Non ho mai sentito di qualcuno che sia morto per esserselo preso da di dietro. Porca miseria, io sì. Io ne ho sentito parlare, io li ho tenuti in braccio mentre moriva. Le prostitute dell'ospedale di Moncalieri, il grandissimo numero di gay, io facevo il medico prima che ci fossero gli altri retrovirali, io li ho visti morire di AIDS. Li ho visti morire di AIDS in Europa, li ho visti morire di AIDS in Etiopia. Perché in Etiopia c'erano cubani e sovietici e l'Etiopia è stata per l'esercito cubano e sovietico quello che Haiti è stato per gli Stati Uniti. Io l'ho visto morire. E Cruciano e Parenzo, che sono questi due terrificanti tizi, giornalisti, giornalisti, che sono i giornalisti del Sole 24 Ore, signori, sono il potere, questi sono il potere, noi siamo la trasgressione. Davanti a Vladimir Guadagno che pronuncia questa frase, io non ho mai sentito di qualcuno morire di AIDS, restano zitti. Ragazzi, ha parlato il trans prostituta, tutti in ginocchio, mio Dio. Quindi non esiste il mondo dei barocchi. Non esiste il mondo dei barocchi dove un bambino può essere una bambina e la bambina può essere bambino. Noi siamo il nostro corpo, quel corpo che ci hanno creato i nostri genitori. Avete notato la bambina a cui la mamma faceva le iniezioni? Papà dove cacchio è? Quel maschio doveva identificarsi con suo padre, perché non ce l'ha fatta? Perché molti maschi non si identificano col padre? Perché grazie al femminismo, eccetera, ormai i matrimoni sono diventati delle conflittualità permanenti. Sei uno stronzo, dice la moglie al marito, il marito e la moglie, in questo caso è una stronza. E il bambino e la bambina sentono e non riescono a identificarsi. Se la mamma disprezza il padre, il bambino dice questo qui non voglio. Scusate, ma è ovvio, sei tale quale a tuo padre. Non voglio essere tale quale a tuo padre, voglio essere uguale a te. Io non l'ho mai spinta, ma certamente, ma figurati. Quindi è tutto qui. Non esiste un mondo dei sogni, contrariamente agli uomini pagati da Luna che entrano nelle nostre scuole, dove essere gay è bello ed essere gay è sano. Mi dispiace, è falso. Poi queste persone le ho sempre amate, le amerò sempre e combatterò per loro. E combatterò perché possano vivere, perché qualcuno dichiarò la verità. Ma è falso che gay è falso che è sano. È semplicemente falso. Come è falso che se al mattino puoi essere femmina e al mattino puoi essere maschio. E io la taglia 50. È così. Quindi dobbiamo restaurare la verità. Perché la realtà è stata creata da Dio se credete in Dio. O la realtà è tutto quello che abbiamo se non creiamo in Dio, se non credete in Dio. E noi dobbiamo sempre essere accorati alla realtà. Nel momento in cui ci dissociamo dalla realtà, tutto crolla. Il motivo per cui sono entrata in questa crociata è, primo, perché entrano nelle scuole a dire ai bambini che possono essere bambini e alle bambine che possono essere bambini. I bambini a queste cose ci credono. Per esempio, noi possiamo violare con l'educazione l'unico istinto che è ancora più potente dell'istinto sessuale, che è l'istinto di sopravvivenza. Se voi andate nelle scuole di Gaza, scoprite che i bambini palestinesi dicono cosa vuoi fare da grande? Dice la vita suicida. Se che bravo, cosa ti ha regalato la mamma per il compleanno? Una cintura terrorista suicida, ma che bravo!
Tutto sommato, anche la prima guerra mondiale, la gente è andata per strada a fare gli, volevano fare gli interventisti, erano dei ragazzini del liceo a cui hanno sempre detto che combattere per la parte è tanto bello. Noi possiamo convincere i bambini di qualsiasi cosa. E adesso il motivo per cui sto facendo anche questo è che devo proteggere le donne. Perché i maschi omosessuali sono fortunatamente pochi, il 2% della popolazione. E gay non vuol dire nulla. Sono divisi in due categorie, up e botto, a seconda che siano attivi o passivi, quelli che muoiono sono i botto. Quelli che succedono, a cui succedono cose terribili sono i botto, quelli che subiscono un dolore terribile sono i botto e quelli dove c'è poi un'inversione del senso del piacere e del dolore. E adesso questo si sta imponendo anche alle donne. In tutte quelle varie frasi che abbiamo letto, gender fluid, eccetera, 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 c'è un punto fondamentale che lì non è mai stato nominato, nessuno ha mai nominato, ma che vi posso assicurare è così. Sta aumentando sulle donne, o meglio contro le donne, l'erotismo anale, il rapporto ampio-meno. Io da quando sono uscita l'ho scoperto, mi hanno scritto decine di donne dicendo dottoressa, per fortuna, grazie, è bello, perché il mio compagno, addirittura mio marito, mi impone questa roba qui, a me fa un male porco. Ma sul Cosmopolitan c'è scritto che basta essere rilassati, fammi capire, per entrare in un buco fatto perché passano dei feci di 5 cm, un affare di 5 cm di circonferenza, non diametro, passi un pene che ha 12 cm di circonferenza, non diametro, non mi fate idee strane. Però devo venire a dire io che fa un male corpo e ci vuole il gel anestetico, bastava che leggessi su gay.it. E poi cosa succede? Che una volta che la sessualità è stata sganciata da donna, uomo, bambino, comincia a diventare sempre più folle. Adesso quella che vi sto mostrando è una fotografia molto soft, nel senso che si tratta di Robert Mutterface, che è un famosissimo fotografo gay, Nicola Gay, morta ovviamente di AIDS, perché qui si tratta di un botto. Che sta facendo questa cosa qui? Mi metti l'altra? Questa è una roba terribile, addirittura, vediamola subito, si hanno rapporti, anche questa, vediamola subito, non mi sono andata a vedere, ok basta, si hanno rapporti con una persona che ha un collasso rettale, cioè con una persona che ha una patologia grave. L'altro, il pugno nella cavità rettale, questa è una circonferenza di 28 cm. Per poterlo avere dovete aver avuto una tragica incontinenza rettale, quindi stiamo parlando di patologia proctologica. Il rapporto con una persona che abbia un prolasso, si chiama Rosblatt, si sta imponendo anche le donne, è pericolosissimo, perché oltre ad essere estremamente doloroso, quella roba lì rischia di essere schiacciata, magari abbastanza sangue, sono casi molto rari, ma può partire una gangrena. Quindi, riportiamo a 2 più 2 fa 4. Ritorniamo a parlare di api e fiori, la sessualità è tra uomo e donna. E serve perché nascono i bambini, serve perché la vita va avanti. Tutto quello che è di fuori, di papà e mamma, uomo e donna, non è sessualità. È altro, è negazione della sessualità. Come l'avete visto? Non ho genere, non ho fluido. Perché tutte le persone rifiutano la sessualità? Perché sono spaventate. Le rappresentiamo in una maniera talmente schifosa, talmente squallida, perché no, guarda, leva tutto, non ne voglio più sapere. Chesterton, il famoso scrittore cattolico già da me citato, diceva che era il giorno in cui dovremmo combattere con le armi in pugno per affermare che 2 più 2 fa 4 e lei verde. Il momento è venuto, ma vale la pena di battersi per la verità. Silvana De Mari, della Presidente. Ci sono medici, potrebbero essere interessanti, di questo vecchissimo libro
pubblicato negli anni 80, che si intitola Malattie sessualmente trasmesse dell'omosessuale maschio. Adesso ci sono una marea di dati su queste malattie, sono terrificanti, ma sono spampanati in miriadi di articoli perché non è più possibile pubblicare libri come questi, ma questi libri esistono. Quindi, se vi possono interessare, ce ne sono 2 fotocopie. Che a noi non ci finanzia nessuno, cioè nessuno ci dà i soldi e nessuno ci sostiene. Non abbiamo stampa, non abbiamo niente che ci sostengono. Ci sentiamo di chiedere di cuore un'offerta, perché comunque non avendo avuto il patrocinio abbiamo pagato la sala, abbiamo pagato i volantini, ci siamo pagati tutto per la verità. Perché per la verità ci chiediamo. Chiediamo di cuore un sostegno economico, se potete chiediamo 3 euro almeno a testa o a famiglia. Tutto che... sommato siamo stati molto più divertenti della televisione. 3 euro non cambiano la vita, però noi ci cambiano tanto veramente. Poi presento Alessandro delle Sentinelle in Piedi, che è un'altra iniziativa che può aiutare ad essere presenza e a portare avanti queste idee. Buonasera a tutti, vi prendo pochissimo tempo. Mi chiamo Alessandro, insieme a altre 6-7 persone circa, sono un gruppo di amici fondamentalmente. Organizziamo, coordiniamo il gruppo delle Sentinelle in Piedi di Varese. Per chi di voi non ha mai sentito parlare delle Sentinelle in Piedi, siamo un movimento di liberi cittadini a livello nazionale che si lottano fondamentalmente per difendere la libertà di espressione. Silvana De Mari e Gianfranco Amato non ne hanno parlato, però sono fortemente osteggiati quando tengono queste conferenze. Hanno avuto problemi a livello legale. E nel 2015, grazie a loro, grazie a tante altre persone e grazie alle Sentinelle, si è riusciti a fermare il DDL Scalfarotto, e quello disegno di legge sull'omofobia fondamentalmente. Adesso è congelato in Senato, è passato alla Camera, congelato in Senato. Però si sta rifacciando sullo scenario adesso il disegno di legge sulle fake news. Cosa sono le fake news? Fondamentalmente quando una notizia è falsa e viene divulgata per diffamazione. D'accordissimo che va fermata. Il problema è che il testo di legge parla anche di campagne d'odio. Che cosa siano queste campagne d'odio non è dato sapere nel disegno di legge. Se andate a leggerlo è scaricabile, non vengono definite. E chi sarà a decidere saranno ancora una volta i giudici. Allora, la libertà di espressione è osteggiata. Chi va controcorrente si trova spesso a dover essere denunciato, come è avvenuto in Francia, come avviene in Spagna, in Germania e così via. Non sono cose... in Italia... Ecco, secondo me dovrebbe un attimino odiare questa cosa, perché è importante. Allora, io sono stata denunciata dal Pride di Torino e fin qui d'accordo. Quello che avevo detto, che secondo me non è piaciuto, però lo dicono anche l'Istituto Superiore di Sanità, è che dopo i grandi Pride internazionali si abbiamo un picco di malattie infettive, in particolare epatite A. La cosa che mi ha lasciato perplessa è che il Comune di Torino, questa signora Pendino così gamba, si è costituito parte civile. Esattamente in che cosa ha offeso il Comune di Torino la mia affermazione che l'erotismo anale è brutto, è doloroso e puzza? Mi spiace, ci sono gli escrementi di dentro. La seconda denuncia è arrivata dal circolo Mario Mieri di Roma, che è intitolato a Mario Mieri, che era un signore che si definiva lui marxista satanista, io non mi permetterei, moto suicida a 31 anni, che mangiava durante i spettacoli teatrali gli escrementi suoi e del suo cane, giuro, e tutto su Wikipedia, andate a controllare,
e che ha scritto un libro, Elementi di critica omosessuale, dove scriveva che delle doti codificanti di pedofilia, necrofilia e coprofagia. Coprofagia vuol dire mangiare gli escrementi, necrofilia sapete, beh, lasciamo perdere. Allora, la mia idea è che se questi volevano combattere la discriminazione, avrebbero intitolato il loro circolo a Oscar Wilde, oppure a Turing. Se lo hanno intitolato a Mario Meli, evidentemente le azioni e le parole di Mario Meli sono una cosa che a questi signori piace moltissimo. E proprio così, e siamo ancora fortunati, perché io sono piede libera. In Francia non sarebbe così, in Canada non sarebbe così. Se passa la legge Scaffarotto mi trasferirò in Russia, oppure... Sì, anche perché... Nella versione originale del disegno di Scaffarotto era prevista anche la pena accessoria. Si diceva che l'omofobo, dopo aver scontato la pena detentiva, e parliamo di pene, se fosse passato il disegno di Scaffarotto questa sera, il sottoscritto avrebbe rischiato la pena fino a 6 anni di reclusione, in quanto presidente di un'associazione di trattamento omofobo con giustizia della vita. Gli organizzatori avrebbero rischiato fino a 4 anni, i partecipanti fino a 1 anno e 6 mesi, forse ci sarà stata.